Ecco, buongiorno carissimi utenti, qui collegati da Bagnoli Irpino, incontro di calcio tra la squadra Cione Grazia, Bagnoli Calcio contro il Salza Alpino. La squadra praticamente della Cione Grazia, Bagnoli Irpino con divisa rosso-nera, il Salza Alpino scende in campo con la divisa giallo-blu. Una giornata importante che vede protagonista la squadra rossonera, scende in campo con il Cione Grazia, Bagnoli Calcio, con Frasca, Nicastro, Fabrizio De Simone, Di Mauro, Nicro Giuseppe, Nicastro Antonio, Nicro Antonio, Betto all'ambiente, Branca capitano, Vece, ricordiamo il vice capitano Nicastro Fabrizio. In panchina i rossoneri dispongono di Vece Donato, Meloro, Di Capua. C'era, intanto viene consegnato da parte del Salza Alpina l'omaggio floreale alla squadra Cione Grazia, Bagnoli Calcio. E poi Di Capua, c'era solo De Vito, Gatta. Ricordiamo tutta la struttura societaria dei rossoneri. Presidente, c'è una copresidenza, Cione Rocco e Cione Alessio. Poi abbiamo Tammaro, dirigente accompagnatore, nonché addetto stampa, e i due mister Vece e Di Nicola. Salza Alpina scende in campo con la seguente formazione: solito Matarazzo, Carmine Sarno, Preziosi, Curcio, Luciano, Magliaro, Mosca, Albanese, Berardino, Iantosca. In panchina Fabio Sarno, Laurano, De Mattia, allenatore Barile, presidente Carmine Sarno, arbitra il signor Iovino della sezione di Nola. Inizia la gara, battuto il pallone dal numero 10 Branca, il capitano, passaggio arretrato in difesa, la squadra rossoneri avanza, la palla sul laterale sinistro a De Simone, pallone che viene distribuito a centrocampo, il Salza Alpina recupera palla in modo immediato ma la sfera termina fuori, siamo nei primi minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0, rimessa laterale, Cione Grazia, Bagnoli Calcio in azione di gioco, lancio in avanti al numero 11 Vece, pallone che però viene perso, intercettato dal numero 7 Magliaro, rimessa laterale da parte dei rossoneri che avanzano, pallone in profondità, la sfera al numero 10 Branca, il lancio di sinistro al numero 9 Labbiento, Salza Alpina che recupera il pallone, lancio in profondità, fuori gioco, punizione per la squadra Cione Grazia, Bagnoli Calcio, rossoneri che battono la punizione di sinistro, pallone sul laterale destro, ancora la squadra del Cione Grazia in azione, Nicastro Fabrizio, il suo destro rasoterra, pallone che viene fermato dalla squadra giallo-blu del Salza Alpina che avanza col numero 11 Iantosca, pallone che si ritrova ai limiti dell'area di rigore, il Cione Grazia, Bagnoli Calcio ci prova, tiro di sinistro, ottima l'intenzione del numero 10 Branca, il capitano, il quale già in questi primi minuti di gioco, ecco le immagini, si sta mostrando efficace, pallone che però termina sul fondo, batte il numero 1 solito, il destro, pallone fermato dal Salza Alpina che si rilancia in avanti, la palla al numero 9 Albanese, in area di rigore Albanese, cerca di piazzare la palla al centro dell'area di rigore, Salza Alpina riesce ad ottenere una triangolazione, pallone che però viene deviato dai rossoneri, rimessa laterale, Iantosca, palla per Albanese, ancora Iantosca il sinistro, la sfera termina fuori, fondo area, batte il numero 1 Frasca, il lancio, pallone in verticale, bravissimo Branca, lancio in profondità, pallone al numero 9, pallonetto, il numero 9 Labbiento va vicino al gol, azione degna di nota, grande assist da parte del numero 10 Branca, regista e capitano della squadra del Cione Grazia, Bagnoli Calcio, che in questo caso ha effettuato un grande assist per il numero 9 Labbiento vicino al gol, giallo-blu di nuovo in azione, pallone Berardino, sfera che viene fatta circolare, Salza Alpina avanza, pallone che però ancora viene recuperato ai limiti con il numero 7 Magliaro, rossoneri che rubano palla, la riconquista il Salza Alpina in azione di gioco, passaggio arretrato al capitano il numero 2 Matarazzo,
Sfera recuperata dal numero 4 Di Mauro, il quale lancia di sinistro una palla per Branca, ancora Branca. L'arbitro fischia la posizione irregolare. Punizione. Il destro da parte di Solito, pallone per i rossoneri. Fallo, batte il numero 10 Berardino sul pallone. Il Sasalpino avanza in area di rigore. Berardino sul pallone, il suo sinistro, la sua terra, ci prova per centrare la porta. Palla che termina sul fondo. Batte il numero 1 Frasca. Il Bagnoli calcio, Cione Grazia tenta di nuovo di poter creare un'azione degna di nota nell'area di rigore. Ci prova in questo caso la squadra rossonera. Lancio a centrocampo. Di nuovo il numero 10 Frasca, che in questo momento davvero si sta dimostrando un grande calciatore. Pallone che viene deviato e respinto dal numero 5 Curcio del Sazerpina. Rimessa laterale. Vesce si appresta a battere la rimessa laterale. Poi c'è il numero 8 Bettua, sposta in diagonale il pallone, ribattuto. Ci prova Fabrizio Nicastro, il vice capitano. Ci prova ancora il numero 5 Giuseppe Nigro, palla che però termina fuori. Rimessa laterale a fuori di giallo-blu. Il Sazerpina adesso cerca di essere più incisiva e quindi si rilancia in avanti. E il numero 3, appunto, Carmine Sarno a battere la rimessa laterale, che però viene ribattuta. Sfera che poi termina fuori. Ancora Sarno in azione. Rossoneri che contrastano l'iniziativa. La finta, pallone in profondità, tiro finale di sinistro. Ottima l'intenzione di gioco. Ancora una volta il numero 10 Branca ha tentato di poter sbloccare il risultato vicino al gol. In questa seconda azione consecutiva il Cione Grazia Bagnoli calcio. I nuovi rossoneri in avanti con Matarazzo, con Nicastro, scusate. Pallone a centrocampo. Palla a terra. La sfera a centrocampo ed è il numero 8 Bettua che rilancia l'iniziativa dei rossoneri. Ed ecco tutta la panchina della squadra Cione Grazia Bagnoli calcio nelle immagini, come si può vedere. Rossoneri in azione. Pallone a centrocampo, Bettua. Pallone sul laterale destro. Grande iniziativa tutta di prima. Ottima la giocata, pallone numero 11 Vesce, cerca la triangolazione, attenzione, ottima l'iniziativa, pallone che però viene fermato, ribattuto, e il Sazerpina si rilancia in avanti. Jan Tosca, pallone per Albanese, Sazerpina che ai limiti viene fermata. Rossoneri in azione di gioco. Tekel, vincente di Rossoneri, lancio in profondità, fermato da Giuseppe Nigro, scusate, dal numero 5 Curcio. Rossoneri in azione. Vesce, il Tekel, ancora Vesce in avanti. Magliaro, pallone recuperato dal numero 9 Labiento. Fallo su Frasca, l'arbitro fischia e ferma il gioco. Bettua, il cross di destro, pallone nell'area di rigore, sfera ribattuto, quindi di nuovo il giallo-blu in azione. Pallone al capitano Matarazzo. La finta. Pallone per Labiento, nelle immagini. Sfera che termina in out, rimessa laterale. Sazerpina che si lancia in avanti con Jan Tosca, punta e mira su Albanese, palla che termina sul fondo.
Nulla di fatto, risultato che resta invariato. Cione grazie a Bagnoli Calcio 0, Salsa Irpino 0. Rossoneri in azione, fallo, punizione sul numero 8 Bettua, pallone sul laterale destro, ancora Cione grazie a Bagnoli Calcio in azione, pallone di Nicastro, il lancio in profondità, ancora Branca palleggia sul pallone, il suo sinistro, il lancio al numero 11 Vece, Bagnoli Calcio si prova e tiro brevissimo, benissimo questa azione di Vece, ecco nelle immagini Vece, il numero 11, grande calciatore, il più giovane della squadra, nelle immagini uomo di grande spessore, dalle doti tecniche eccellenti, fondo area. Ancora il numero 11 Vece che recupera un pallone, la sfera al numero 8 Bettua, gialloblu che recuperano in secondo momento, i rossoneri avanzano, punizione per la squadra di casa, i rossoneri battono la punizione. Pallone a sua terra per il numero 3 De Simone, rossoneri in azione, lancio in profondità, la finta di Vece, ancora il suo sinistro, cerca una triangolazione ma in realtà è giallo-blu, fermano il gioco, pallone al centrocampo recuperato, ancora il Cione grazie a Bagnoli Calcio, diventa asfissiante la pressione da parte dei rossoneri, Bettua, pallone al centrocampo, al numero 4 Di Mauro, giallo-blu in azione, passaggio arretrato, il cross fermato, la triangolazione albanese, rossoneri che però in questo caso hanno la meglio e si rilanciano in avanti, bene il lavoro offerto dal numero 6 Antonio Nicastro, parla per Branca, sfera su cui interviene Solito, il quale blocca, pallone al numero 8 Mosca in azione, pallone al numero 2 Matarazzo, il tackle vincente da parte del numero 8 Bettua, sfera che termina fuori, rimessa laterale. Il capitano Matarazzo batte la rimessa laterale, il lancio rossoneri che recuperano, ottimo questo lancio del numero 11 Vece, pallone che termina direttamente nelle mani di Solito. Sarno in azione, recupera il numero 4 Di Mauro, ancora ci prova Curcio, bella questo passaggio in verticale, sfera fermata dal numero 3 De Simone, Vece mira a centrocampo, i gialloblu conquistano sfera, si lanciano in profondità, passaggio arretrato, gialloblu in azione di gioco, pallonetto sulla sinistra, intercetta il numero 2 Fabrizio Nicastro, rimessa laterale, Sarno in azione, ottiene un corner, no, una rimessa laterale, di nuovo Sarno, rossoneri che si rilanciano in avanti e tendono di far scattare il contropiede, palla recuperata a terra, Matarazzo perde palla, la recupera in un secondo momento ed ecco che Vece, ottima giocata di Vece, lancia in profondità per il numero 10 Branca, ancora Branca in azione, sposta all'abbiento, Branca sposta in orizzontale la palla, Nigro Vece intercettato, rimessa laterale, Tekel
Giallo-blu in effetti nella loro azione di gioco perdono Sera. I rossoneri avanzano. Bella giocata di Branca, la triangolazione con il numero 4 di Mauro. Ottima l'iniziativa. Ecco le immagini, Branca finora uno dei migliori in campo, uno dei migliori artefici dell'azione di gioco insieme anche a Vece e all'Abbiento, gli uomini di punta della compagine del Cione Grazia Bagnoli Calcio. L'Abbiento, ecco il numero 9. Ricordiamo l'età media è molto giovane questa squadra. Ecco l'Abbiento, passaggio arretrato, il lancio per Vece. Ancora i rossoneri in azione, pallone la sotterra per Bettua, pallone che viene perso, i rossoneri riescono a coprire sul laterale destro, il lancio del numero 4 di Mauro, pallone per il numero 10 Branca, poi segue Antonio Nicastro ed ecco Branca in area di rigore, i rossoneri ci provano ad azionare le armi in area di rigore ma trovano pronta la difesa del Salzerpina che ferma il gioco. 1-1. Giallo blu di nuovo in azione, c'è una fuga, viene fermata il numero 10 Berardino. Posso vedere in azione Jantosca. La triangolazione, il lancio per il numero 7 Magliano, la rovesciata nelle mani del numero 1 Frasca, il quale in realtà blocca. Pallone fermato, giallo blu in azione di gioco, sfera nelle mani del numero 1 Frasca. Frasca in azione, il destro oltre il centrocampo, rossoneri in azione di gioco, il numero 4 richiede un recrimina un fallo, la sfera poi lanciata dal Salzerpina direttamente nelle mani del numero 1 Frasca. Il destro oltre il centrocampo, rossoneri in azione, invece la palla per l'Abbiento in area di rigore, rossoneri di nuovo in azione, ci prova il numero 8 Bettua, pallone che viene però fermato, giallo-blu che in un certo senso recuperano, Salzerpina in azione, l'arbitro fischia un fallo, punizione, batte il numero 10 Berardino, il sinistro in area di rigore è fermato dai rossoneri, la rovesciata, attenzione, è stata un'ottima azione quella di Albanese ma corrisponde il riflesso pronto di Frasca ed ecco che scatta il contropiede, pallone per Frasca in area di rigore, Branca, tiro finale e la squadra del Cione Grazia ci prova con Bettua che va vicino al gol, eccolo nelle immagini, centrocampista dalle doti tecniche elevate, fondo area. Il lancio, pallone al centrocampo, giallo-blu in azione, lancio in profondità per Albanese fermato dai rossoneri in area di rigore, quindi rimessa laterale per il Salzerpina che pallone in area di rigore,
fermato dal numero 2 Fabrizio Nicastro. E angolo secondo l'arbitro. No, in effetti è fondo area. Il lancio a centrocampo, gialloblu in azione. Rossoneri che avanzano, palla in profondità sul laterale sinistro. Ancora il numero 8 ci prova, Bettua, bellissimo questo destro. Interno destro di Bettua, vicino al gol, il centrocampista rossonero. È l'ennesima azione degna di nota da parte della squadra della copresidenza. Cione Alessio, Cione Rocco che sta davvero dimostrando di essere una grande squadra, il Cione Grazia, Bagnoli Calcio. Gialloblu in avanti. Tiro finale. Pallone che termina sul fondo, è stato appunto Berardino a tirare di sinistra. Fondo area. Tranquilli. Rossoneri in azione. Matarazzo per il Salzerpina, recupera, si lancia in area di rigore il Salzerpina, ma viene fermata dalla squadra di casa. Pallone al numero 7 Magliaro. Salzerpina perde palla, la recupera a centrocampo Curcio, ottimo il suo lavoro, ma l'avviento, scatta il contropiede. Branca penetra in area di rigore, il capitano cerca di liberarsi con il contrasto e vediamo l'arbitro cosa decide. Ed ecco Salzerpini in azione, rossoneri che avanzano. Sarno in avanti, rossoneri che ne approfittano e rubano palla. Sarno ancora in azione, c'è una deviazione, il numero 7 Nigro lancia la palla fuori, rimessa laterale per il Salzerpina. Pallone fuori. Il lancio in profondità. Palla nelle mani del numero 1. Solito. Rossoneri in azione. Palla deviata. Gialloblu che se la giocano di prima. Pallone al numero 7 Magliaro, sfera deviata. Magliaro, rimessa laterale, rossoneri in azione. Ed ecco l'avviento. Punizione, batte il numero 2 Fabrizio Nicastro. Il lancio in area di rigore. Colpo di testa vicino al gol, la squadra del Cione Grazia Bagnoli Calcio. I rossoneri vanno vicino al gol. Pallone a centrocampo. Fallo, punizione. Batte il numero 4 Preziosi. Pallone fermato.
sembra che termini now. C'è la blu in azione di gioco. Rossoneri che avanzano. La triangolazione viene persa, Rossoneri in azione. La palla recuperata da Curcio. La sfera Preziosi, lancio in profondità. Al numero 7 Magliaro. Intercettato, rimessa laterale. Batte il capitano Matarazzo. Pallone nell'area di rigore. C'è lo blu che perde una palla, i rossoneri ne approfittano. C'è lo blu di nuovo in azione. Fallo, punizione. Il lancio, pallone ai limiti, i rossoneri ci provano. Fallo, punizione secondo l'arbitro su Berardino. Allora la sofferma del numero 4 Preziosi, Berardino. Il sinistro in profondità fermato dai rossoneri. Il numero 6 Curcio si lancia sul pallone e lo difende rispetto all'intervento di Lambiento. Salzerpina in azione di gioco, il numero 4 Di Mauro sta ben attento, rossoneri di nuovo in azione di gioco. Salzerpina in azione di gioco, conduce l'iniziativa dalle retrovie con il capitano Matarazzo. Pallone che viene perso dal numero 7 Magliaro, rossoneri in azione. Messa laterale di Castro. Fallo, punizione secondo l'arbitro. Giovino di Nola. Sul pallone Branca. Ed ecco la possibilità di poter sbloccare il risultato. Il destro di Branca in area di rigore, attenzione, c'è una deviazione e però c'è la recriminazione di un fallo secondo il giocatore Di Mauro, a quanto pare nelle immagini. Infatti Di Mauro si lamenta di aver subito un fallo in area di rigore. Corner per i rossoneri, batte di nuovo Branca di destro. Pallone in area di rigore e l'arbitro fischia, in questo caso fa ripetere il corner.
Branca. Pallone che termina fuori in questo caso. Fondo area. Uè Presidentus. Batte il numero uno. Solito. Pallone raso terra. Per il numero due Matarazzi. Sera che termina fuori. Rossoneri in azione. Giallo blu in avanti, proseguono l'iniziativa. Perdono palla. Rimessa laterale, rossonera. Pallone al numero 11, invece. San Serpina recupera sfera. Pallone dirottata, palla dirottata verso il numero 7. Magliaro. Pallone per Albanese. E in questo caso è stato bravo il numero 1, Solito, il quale in questo caso riesce ad intercettare la sfera. Pallone oltre il centrocampo. Rimessa laterale per il San Zerpino in azione di gioco. Preziosi. Pallone al numero 10 Berardino, ancora Preziosi, fa girare la palla sul laterale sinistro. Jan Tosca, la sfera termina fuori. Preziosi, la triangolazione, salza il pino che avanza. Palla a terra. Deviazione. E l'arbitro fischia. C'è lo blu in avanti. Pickel. Palla che termina fuori. Secondo l'arbitro è punizione per il Cione Grazia Bagnoli Calcio. Batte il numero 1 Frasca. Eccolo le immagini. Frasca lancia di destro un pallone oltre il centrocampo. Sfera però fermata dai gialloblu, però aspettate che la palla termina oltre il centrocampo. Di nuovo Magliaro. Salza il pino in azione, conduce l'iniziativa, pallone per Preziosi. Fa girare la sfera sul laterale sinistro per Sarno. Palla torna al numero 10 Berardino, il quale non viene seguito nell'iniziativa. E i rossoneri riprendono quota. Si rilanciano in avanti, c'è un tackle con il numero 3 De Simone. E quindi secondo l'arbitro è punizione a favore del San Serpino. Quindi Berardino sul pallone. Il Bagnoli Calcio Cione Grazia pone una barriera di 3 calciatori che possono difendere la porta. Ci prova Berardino, il sinistro, ma trova di fronte a sé un portiere che agguanta la sfera. Frasca rappresenta la massima garanzia in porta, il numero 1 del Cione Grazia Bagnoli Calcio. Eccolo le immagini. Il destro oltre il centrocampo. L'Abbiento, ancora l'Abbiento in gioco, ottimo calciatore. Magliaro sposta l'asse del gioco, ma la palla viene fermata dal numero 11 invece. Palla a terra, c'è un tackle, gialloblu in azione di gioco, si riprende quota. Con il gialloblu in avanti si prosegue nell'iniziativa Luciano.
pallone per il numero 2 Matarazzo. Preziosi. Una serie di triangolazioni porta la Salsa Alpina ai limiti, ma i rossoneri difendono molto bene il gioco. Punizione secondo l'arbitro. Preziosi in azione, pallone per Maiaro, Salsa Alpina che avanza, ma la difesa rossonera sta ben attenta, impenetrabile finora la squadra del Cione Grazio. Bagnoli calcio, Frasca nelle immagini, il destro oltre il centrocampo, rossoneri che avanzano, pallone che viene fermato, la sfera a centrocampo, di nuovo la squadra del Cione Grazio, ed ecco appunto Branca. Fallo su Branca, punizione. Batte il numero 2 Fabrizio Nicastro. Il destro, pallone ai limiti, ancora Nicastro. Rossoneri in azione, il numero 8 avanza, il tackle vincente, la palla in area di rigore nelle mani direttamente del portiere solito, il giallo-blu Preziosi. Buona, buona signora. Rossoneri in avanti, passaggio arretrato, il lancio in profondità per Branca. Quindi ancora Branca, in questo caso immancabile il lancio. Giallo blu che l'abbiento difende molto bene il centrocampo. Giallo blu che avanza. L'abbiento. Pallone al numero 2. Fabrizio Nicastro, vice capitano. L'abbiento. Palla in profondità. Scatta in realtà l'azione di gioco all'offensiva di rossoneri. Giallo blu che recuperano. Il lancio direttamente nelle mani del numero 1. Frasca, di nuovo ricordiamo il risultato 0-0, Cione Grazia, Bagnoli Calcio 0, Salsa Alpina 0, pallone numero 2 di Castro, la triangolazione con l'abbiento, il lancio sulla sinistra per il numero 8, Bettua, palla che viene deviata, rimessa laterale, rossoneri in azione, sfera al numero 2, Fabrizio Nicastro, il cross. Preciso, lancio, trova nell'immediatezza solito che blocca. Rosso deve in azione, fallo punizione. Luciano Preziosi, lancio in profondità per Albanese, non è fermato dai rossoneri che continuano a mettere gioco, si rilancia in avanti, il lancio in profondità da parte del numero 8, attenzione, l'ambiente in area di rigore, stava per recuperare palla e tirare in porta, ecco le immagini, uomo di punta in fase offensiva. Vice, il cross, pallone per Branca, giallo blu in azione, vai Fabri, recupera Fabri, pallone sul laterale sinistro, il numero 7 difende molto bene Maiaro, giocatore a terra, si ferma il gioco, rimessa arbitrale,
con i rossoneri che avanzano. Saglini! Pallone al numero 1. Frasca, il qui destro. Giallo blu in azione. Tiro di sinistro, pallone ribattuto. Rossoneri in azione. Fallo sul numero 2. Materazzo. Betto rimani, Betto. Rossoneri in avanti. Branca, bellissimo questo assist per il numero 8, Vettua. Vai Vettua! Azione degna di nota. Punizione Materazzo, pallone al centrocampo, Rossoneri che ruba una palla, palla a terra. Branca, fallo secondo l'arbitro, punizione. Punizione, batte il numero 2 Fabrizio Nicastro. Ghiotta occasione e grande possibilità per la squadra Cione Grazia e Bagnoli Calcio di sbloccare il risultato. Il destro, bellissimo questo cross in area di rigore, respinge il portiere. Branca, rete, gol, e il Cione Bagnoli Calcio, Cione Grazia sblocca il risultato 1-0 contro il Salza Irpina qui a Bagnoli Irpino. Il Lecione Grazia, Bagnoli Calcio passa in vantaggio alla fine di questo primo tempo. Grande la rete del numero 10 Branca.